Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Mi chiedo, allora, le stats di un difensore ci sono in questa carta di Puyol, difesa, fisico, almeno in carta. Poi, io penso, no? Vabbè, velocità 73, non è lentissimo, ho già provato altri difensori centrali con 72-73 di velocità e comunque se la cavavano bene. Però che cosa ha che non va questo Puyol? Cosa ha che non va? E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace, mi piace. Se non vi piace, dislike. Iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina per non perdervi ogni nostro video. E in descrizione troverete link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Vi dicevo nel piccolo sketch, nella preview, c'è qualcosa che non va in Puyol. A me non piace la sua capacità di gestire palla, ma più che altro nella ripartenza e nel passaggio. Mi fa troppi errori ed è una cosa che mi ha veramente fatto incazzare come una bestia e mi ha portato a guardarlo sotto un aspetto ancora più critico. Mi ha portato a dire che non è un giocatore velocissimo, nonostante io l'abbia provato con lo Slintesa Ombra, che gli fa arrivare alla velocità da almeno un 80. Mi è sembrato comunque un giocatore non molto veloce. Non molto veloce e non molto bravo nella marcatura, perché comunque a volte si perde all'uomo, a volte ha questa cosa, questa capacità di essere totalmente assente. Nel senso che gli va un giocatore vicino, lui lo guarda e lo fa passare. Cioè, come un muro, un palo, non lo so, non ho ben capito. Poi ha comunque un'ottima forza, ci sta, ma l'equilibrio è una scarsitudine incredibile, perché allora ci sta assolutamente la forza e va bene, quella abbinata nei contrasti può renderlo un ottimo contrastatore. Infatti il contrasto in piedi molto molto interessante, però se magari va, gli viene uno sotto, lui a forza mantiene palla ma si sbilancia. Poi lui è in difesa, sta in difesa, ci sta. E il suo work è più propenso alla fase difensiva grazie all'alto in difesa, in medio in attacco. Work è buono. È un giocatore alto 178 cm, purtroppo non è altissimo. Poi sentendo un video di Dr. Wiles, allora il peso può influire sulla capacità del giocatore. Lui pesa 80 kg, non mi sembrano tantissimi sinceramente. Però se facciamo il rapporto altezza-peso, insomma, non è proprio l'ideale, però poi da vedere una serie di fattori, ecco. Il colpo di testa, allora, forte di testa, va bene, è preciso di testa, ma non è che sia forte di testa, questo è il problema. Non salta tantissimo, resistenza buona, però la difesa, devo dire, è ottima, intercetta tanti palloni, e ha un ottimo contrasto, già detto, ha un'ottima freddezza, il che vi permetterà di non far troppi errori se ha la marcatura, e va bene, non fa troppi errori se ha la marcatura, però di conseguenza può sbagliare il passaggio. Lo so, è un po' un paradosso questo, vabbè. Passaggio appunto sgradevolissimo, velocità da aumentare assolutamente. Il suo prezzo è di circa 780.000 crediti, io appunto l'ho pagato 780.000 crediti, prezzo che per me è anche altino sinceramente. Come Slintesa l'ho provato con Ombra, secondo Footbin abbiamo un Ombra, un catalizzatore e un'ancora. Secondo me non serve a niente aumentargli la velocità, gli aumenterei il passaggio. Passaggio e fisico, secondo me. Come alternativa io vi direi tipo un Baresi, un Nesta 92 o anche un Hierro, Fernando Hierro 89 come alternativa. Come indice di ibridabilità da 1 a 5 a 5. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 6. Con 9 swap questa carta non ve la consiglio assolutamente, c'è di meglio. Non mi è piaciuto particolarmente. Fa discretamente bene il suo dovere, ma non è un difensore centrale che terrò. Infatti, quando ho finito la review, preso, venduto immediatamente. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, hashtag NMF, codice Vispo. Saluta e vi ringrazio. Ciao belli!